Erika Perucchietti, giornalista, editor, scrittrice, coautrice con Luca Dauria del libro dal titolo Coronavirus, il nemico invisibile. Allora, partiamo dal libro. Nel libro affronti aspetti del Covid-19 non trattati dal mainstream, teorie portate avanti da analisti, scienziati, trattati anche in riviste specialistiche come Nature. Quale consideri fra queste teorie quella più convincente e che idea ti sei fatta di questa pandemia? Allora, innanzitutto bisogna partire dal fatto che ancora oggi l'unica cosa certa che sappiamo è che non sappiamo nulla di certo. Ci sono cioè ancora tantissimi punti indeterminati, oscuri. Addirittura abbiamo visto in questi mesi gli stessi esperti contraddirsi, quindi anche abbiamo assistito a quella che nel libro definisco la virtualità dell'informazione, nel senso che in un momento molto delicato per l'informazione mainstream, gli stessi media di massa si sono anche contraddetti, hanno quindi anche diffuso le notizie contrastanti proprio perché c'è una difficoltà a partire dagli stessi protagonisti, quindi dagli stessi professionisti, a identificare quale possa essere effettivamente la verità e quindi la realtà. Così come anticipavi, ci sono ancora moltissime ombre sull'eziologia, ma anche sull'origine e sulla diffusione della pandemia. Si è parlato fin da subito, ma soprattutto in Italia, perché ho notato che all'estero invece, in qualche modo, l'informazione è stata meno monolitica. Invece, in Italia, in qualche modo, ci è stata offerta questa versione preconfezionata, questa narrativa preconfezionata. Il virus è partito da una forma di zoonosi, da un animale serbatoio infetto, il pipistrello, all'uomo nel mercato ittico di Wuhan, finito lì. Mentre invece mostro nel libro che ci sono diverse ipotesi alternative che non sono da scartare, che non lo sono tuttora, a partire dalla possibilità della fuga dal laboratorio, perché a pochi chilometri proprio dal mercato ittico c'è il laboratorio di biosicurezza di Wuhan. Su cui, tra l'altro, pensando, tu prima citavi giustamente Nature, sulla rivista scientifica Nature, un articolo di un giornalista, quindi comunque un articolo non scientifico, ma comunque di un giornalista, David Cyranowski, metteva in guardia nel 2017 sulla pericolosità di questo laboratorio, nel senso che sì, già allora si parlava della preoccupazione a livello internazionale della comunità scientifica su il fatto che venissero utilizzati, studiati i patogeni più letali al mondo per l'uomo e sul fatto che, insomma, a livello internazionale, non soltanto in Cina, sia chiaro, tutta una serie di protocolli sulla sicurezza non vengono rispettati. E tra l'altro, proprio pochi giorni fa, c'è stato, secondo me, a rilanciare in qualche modo questa pista anche alternativa della possibile fuga di un virus chimera dal laboratorio di biosicurezza di Wuhan, è stato il giornalista, Steven Mosher, che dalle colonne del New York Post ha voluto ricordare una modalità, direi, oserei dire inquietante, che è quella di non distruggere gli animali che sono stati utilizzati come cavie tramite la cremazione, come i protocolli imporrebbero, ma invece vengono purtroppo rivenduti in diversi mercati, tra cui anche quello ittico di Wuhan. Quindi capisci che insomma si aprono tutta una serie di scenari che per me sono non soltanto leciti, ma è anche doveroso poter approfondire tutta una serie di piste alternative senza per forza scadere nel complottismo, ma penso che sia anche lo scopo, il ruolo primario del giornalista, andare a scavare laddove invece gli altri si fermano. E come mai le teorie alternative sono così spesso accostate al complottismo? È una modalità che viene utilizzata negli ultimi anni, soprattutto da quando ci si è resi conto che il web, essendo un mezzo, è anche un mezzo per poter approfondire tutta una serie di tematiche ed è diventato, a mio dire, anche, diciamo, pericoloso per un certo tipo di potere che utilizza soprattutto la propaganda, per poter
anche manipolare meglio l'opinione pubblica. Secondo me un certo tipo di informazione alternativa è scomoda, lo è sempre stata la controinformazione in generale, e quindi si tende negli ultimi anni a etichettare, quindi a denigrare, a cercare di liquidare appunto come complottista, cospirazionista e via discorrendo. Quei giornalisti o quei pensatori, quei ricercatori che cercano di approfondire magari quelle notizie che apparentemente sembrano monolitiche, sembrano superficiali e che in realtà sembrano offrire, no, anche dei retroscena diversi. Però lo ribadisco, ci sono stati dei grandissimi giornalisti, anche premi Pulitzer, che in barba proprio a questo tipo, diciamo, di denigrazione di etichetta, hanno portato avanti le loro inchieste proprio perché non si sono fermati alla superficie delle cose. Per me il giornalista non è quello che prende l'ansa, la legge, la velina e la riporta esattamente così com'è, ma è colui che utilizza anche il dubbio, si pone costantemente dei dubbi e delle domande, cerca di approfondire appunto laddove le altre persone magari si fermano. Fermo restando però che l'invito che io faccio sempre, da sempre, è quello di esercitare lo spirito critico, che non significa diventare paranoici e dubitare di tutto, ma imparare a essere meno passivi di fronte a tutto quello che magari sentiamo dalla televisione, dalla radio, che leggiamo dai giornali, cercare di esercitare un pochino di più il nostro spirito critico. Un lavoro combinato di informazione e diffusione del panico alla fine porta ad un risultato, legittima in un certo senso qualsiasi provvedimento. Approfondiamo queste dinamiche e quali sono gli interessi in gioco. Secondo me ci sono diversi interessi in gioco, lo stiamo vedendo proprio in questi giorni, in queste ore. Adesso si sta parlando di questa app per poter monitorare i cittadini utilizzando anche in qualche modo il modello asiatico della geolocalizzazione. Sono, diciamo, dei provvedimenti che sarebbero stati assolutamente impensabili prima di questa emergenza sanitaria. E quindi che cosa sta succedendo, a mio dire? La paura è un tassello fondamentale all'interno dell'ingegneria sociale, perché nel momento in cui si sfrutta una emergenza anche reale, ma si strumentalizza la paura, generando anche psicosi nelle masse, cosa succede? Succede che l'opinione pubblica è disorientata. È come se avesse perso la bussola, cioè terrorizzata un po' come la vittima, il prigioniero vittima di tortura. In quel momento in cui appunto è disorientata ed è appunto ha perso la bussola, arriva a legittimare, a giustificare qualunque tipo di provvedimento pur di tornare a sentirsi finalmente sicura. E mi sembra che in queste settimane si stiano legittimando delle misure liberticide. Non mi riferisco al decreto Conte, ma piuttosto a tutto quello che ha fatto seguito. Per esempio, il ricorso sempre più massiccio alla sorveglianza tecnologica, quindi prima il dispiegamento di droni, poi la geolocalizzazione, quindi il cercare di prendere a modello, come se fosse un modello perfetto, il modello asiatico. Quello cinese, quello sudcoreano, lo è diventato poi anche quello israeliano, per poter mappare tutti i nostri spostamenti, fino ad arrivare, magari ne parleremo dopo, alla questione della task force sulle fake news. Mi sembra che, appunto, come dicevi tu, si stia utilizzando come pretesto questo stato di eccezione, questo stato di emergenza, per poter introdurre delle misure draconiane di limitazione della libertà e della privacy. E i miei dubbi sono i seguenti. Innanzitutto, la storia ci insegna, pensiamo al caso più vicino a noi, che è quello dell'11 settembre, del post
11 settembre, in cui 9 cittadini su 10 statunitensi dichiaravano di soffrire di stress post-traumatico per lo shock indotto dagli attentati, e l'amministrazione Bush ha letteralmente sfruttato come opportunità, e il termine opportunità è stato utilizzato proprio dagli stessi membri dell'amministrazione Bush per poter cosa? Per poter legittimare l'ennesima guerra al terrore, per poter legittimare tutta una serie di misure economiche, finanziarie, che fanno parte in qualche modo del cosiddetto capitalismo dei disastri, anche tutta una serie di privatizzazioni, e poi hanno portato all'introduzione del Patriot Act americano con appunto quelle misure di restrizione della libertà e della privacy che conosciamo. E come la storia insegna, non è detto che quando finisce poi un'emergenza queste misure vengano sospese. Generalmente rimangono, generalmente si ripropone un'altra emergenza, per cui diciamo, queste misure che vengono evocate come se fossero appunto straordinarie, poi rimangono, e tra l'altro si abitua la popolazione ad accettarle. E in secondo luogo, secondo me, si è indotta la falsa scelta, cioè si è fatto credere, si sta facendo credere all'opinione pubblica che ci si trovi davanti a un opt-out, cioè che si debba per forza scegliere tra la propria privacy o la propria salute. Mentre io invece ritengo che si possa assolutamente tutelare la nostra privacy nel tentativo di contrasto della pandemia. Anzi, io lavorerei nella responsabilizzazione dei cittadini, mentre invece mi sembra che si stia cercando di ottenere una cieca obbedienza, proprio perché, come dicevo prima, nel momento in cui la gente è spaesata e terrorizzata, arriva a fare tutto quello che le dice l'autorità, ma in questo caso tu la deresponsabilizzi, perché utilizzi anche, eserciti anche un atteggiamento, diciamo, paternalistico, facendo in modo che i cittadini siano trattati e si trattino essi stessi come dei soggetti minorenni che hanno bisogno di una guida, mentre invece io farei proprio esattamente l'opposto, cioè li responsabilizzerei. Poco fa parlavi di fake news. Allora, io volevo portare anche l'attenzione sul fatto che alcune reti televisive, non diciamo quali, hanno deciso di trasmettere uno spot per indicare allo spettatore di fidarsi dei professionisti dell'informazione, come dice proprio lo spot. Contemporaneamente è stata creata questa task force contro le fake news. Che cosa ne pensi? Allora, innanzitutto è particolare assistere al fatto che i media mainstream si siano autoproclamati, autoinvestiti di questa ufficialità, di sapere distinguere che cosa è vero e che cosa è falso, in barba, direi, a almeno 2400 anni di filosofia e di dibattito sulla distinzione tra ciò che è verità e ciò, tra l'altro, che è opinione. Oltre al fatto che si siano autoproclamati e quindi si siano autoinvestiti di questa anche presunzione, vorrei far notare, io tiro spesso in ballo Orwell, 2 anni fa avevo pubblicato il libro Fake News, dove per parlare, ricostruire questa battaglia mainstream contro le fake news, che dura appunto da almeno 3 anni, paragonavo tutta una serie di tentativi, anche di provvedimenti, alle derive distopiche descritte da Orwell nel 1984, a partire dal Ministero della Verità, il Miniver, in neolingua. Oltre a quello, noi sappiamo che nel 1984 esiste il bipensiero, che è questa modalità schizoide per cui il potere, diciamo, convincere i cittadini della propria infallibilità, li fa credere a qualunque cosa come se questa cosa fosse sempre stata vera, arrivando a credere un giorno che 2 più 2 fa 4, il giorno dopo che 2 più 2 fa 5, che sia sempre stato così. Bene, qualche giorno fa, vi faccio un esempio di, per me, tipico atteggiamento schizoide di pensiero. Era stata data la notizia che il premier britannico Boris Johnson era stato ricoverato in terapia intensiva. Bene, alcuni nostri professionisti italiani di media, mainstream, autorevoli,
avevano subito diciamo, negato questa notizia, accusando i soliti media russi di spacciare fake news e che appunto questa fosse una fake news e che Boris Johnson non fosse stato ricoverato in ospedale. Nel giro di poche ore si sono dovuti autosmentire perché in realtà la notizia era vera. Ora, questo è uno dei tanti esempi, ma in realtà negli ultimi mesi, sempre a proposito del coronavirus, ci sono stati tanti esempi di esperti che si sono smentiti, di media che si sono dovuti contraddire, di versioni assolutamente contrastanti che hanno portato appunto a una informazione assolutamente virtuale che, a mio dire, ha anche amplificato il senso di ansia e di paura degli spettatori, perché nel momento in cui prima ti dicono le mascherine non servono, poi ti dicono no, devi tenere le mascherine pure in casa, dovrai sempre tenerle, poi ti dicono no, no, l'Italia è immune, non arriverà il contagio in Italia, questo a febbraio, poi e subito dopo arriva anche in Italia. Questi dovrebbero essere appunto gli esperti, i personaggi autorevoli, che poi addirittura creano questi tribunali dell'Inquisizione con dei novelli Torquemada che dovrebbero appunto decidere che cosa è vero e che cosa è falso. A mio dire, tutto questo rientra perfettamente all'interno di questo percorso, di questa battaglia contro le fake news, che come dicevo prima è iniziata qualche anno fa e che in realtà ha come obiettivo quello di creare un'informazione certificata. Quindi la pubblicità a cui facevi riferimento tu è proprio l'esempio lampante, cioè costoro hanno deciso, si sono arrogati il diritto di dover decidere loro che cosa è vero e che cosa no. Hanno l'intenzione appunto di creare un'informazione certificata, ossia delle notizie con il bollino, e queste notizie certificate sono le uniche a cui l'opinione pubblica dovrebbe fare esclusivo riferimento. Dall'altro, ovviamente, ne consegue diciamo, un tentativo, un obiettivo anche censorio, perché tutto ciò che diventa non certificato, non con il bollino, potrà essere censurato, oscurato, quindi anche contenuti sul web, già iniziato con contenuti su YouTube, così come potranno essere oscurati siti, blog e via discorrendo. Si era tentato un qualcosa di simile, una mossa simile 2 anni fa con il DDL Gambaro, non ci si era riusciti, e secondo me anche in questo caso si sta utilizzando come pretesto l'attuale emergenza sanitaria per stringere sempre di più le maglie, in questo caso della libertà di opinione, perché si strumentalizza. È l'ovvio, assolutamente ovvio, dilagare di bufere di fake news sul web, ma noi non possiamo pensare che i media mainstream ne siano immuni, perché appunto, già come mostravo in fake news, gli esempi di notizie false che sono state accreditate e divulgate dai media di massa negli anni sono talmente tanti, dalla strage di Timisoara, le armi di distruzione di massa irachene, tutte le panzane che sono state raccontate, diffuse e quindi anche credute dai giornalisti, anche in buona fede durante la prima e la seconda guerra del Golfo, tutte le cretinate che sono state raccontate, per esempio, sulla Corea del Nord, perché molti giornalisti, anche occidentali, non riuscivano neanche a distinguere delle notizie semisatiriche di giornali sudcoreani o cinesi, e invece le hanno addirittura accreditate e diffuse come vere. Quindi, nel momento in cui esiste anche una reale difficoltà, soprattutto se non sei sul posto, se non hai dei corrispondenti di guerra o dei corrispondenti sul posto a distinguere le fonti, penso che sia anche qua un atteggiamento, oltre che arrogante, tipico di pensiero orwelliano, arrogarsi la presunzione di appunto creare questi ministeri della verità e decidere che cosa deve essere divulgato e che cosa no. Questa pandemia, secondo te, ha dimostrato che l'Unione Europea in realtà non esiste? Allora, l'Unione Europea esiste, ma ha, secondo me, fatto cadere la maschera dal suo vero volto. Mi spiego, fino a poche settimane prima che scoppiasse la pandemia, si parlava tanto di valori, di solidarietà, fratellanza e via discorrendo. Nel momento in cui è scoppiata la pandemia, io parlo per quello che è successo ovviamente all'Italia, siamo stati trattati
non con mancata solidarietà, con spietatezza. Addirittura siamo stati trattati come se fossimo un lazzaretto a cielo aperto. Siamo stati addirittura presi in giro, sfottuti dai vicini francesi con gli spot dove c'erano i pizzaioli che scatarravano finto catarro verde sulle pizze. Altri paesi dell'Eurozona hanno chiesto, richiesto i bollini virus free sulle nostre merci. Addirittura hanno bloccato l'importazione di materiale sanitario e quindi di mascherine. Quando noi abbiamo richiesto materiale sanitario non ha risposto nessuno, ci sono poi arrivati gli aiuti dalla Cina, dalla Russia e da Cuba. Ora, mi sembra abbastanza evidente, senza poi arrivare alla disastrosa conferenza stampa di Lagarde alla BCE e via discorrendo, che mi sembra innegabile che ci sia un problema a livello di Unione Europea ed è sicuramente un problema per tutti i sostenitori, coloro che ci hanno creduto e che magari ci credono ancora, e magari è una conferma per chi invece dei dubbi ce l'aveva già prima. Covid-19 e nuova via della seta, le due cose hanno qualche nesso? Allora, inizialmente i paesi che erano stati più colpiti dalla pandemia e quindi anche più danneggiati commercialmente, oltre alla Cina, sono stati l'Italia e l'Iran. E quindi la nuova via della seta è stata sicuramente danneggiata dalla pandemia. Per questo e per altri, diciamo, altri indizi, si era diffusa l'ipotesi, questa sicuramente rientra nel novero del complottismo, per cui all'origine del contagio ci sarebbe potuta essere, diciamo, una mossa, una vera e propria guerra batteriologica, cioè un attacco di bioterrorismo che poteva essere, diciamo, compreso alla luce della guerra commerciale tra gli Stati Uniti e la Cina che si sta consumando negli ultimi 2 anni e per quanto riguardava ad esempio l'Italia. Erano state anche ricordate le parole di Mike Pompeo alla vigilia della firma da parte dell'Italia di questo accordo di collaborazione con la Cina, che sembravano parole di minaccia quasi molto, molto forti. E in qualche modo questa tesi è stata rilanciata il 2 marzo da quei tweet al vetriolo che il portavoce del ministero degli esteri cinese Zhao Lijian ha appunto twittato, arrivando ad accusare ufficialmente gli USA di poter essere stati loro la causa della pandemia in Cina. Il che però non significava accusarli di aver volutamente, diciamo, fatto scoppiare una guerra batteriologica, ma Zhao Lijian riprendeva le dichiarazioni, per quanto sibilline, del presidente del CDC statunitense, che è un po' come il nostro equivalente Istituto Superiore della Sanità, Robert Redfield, che durante un'audizione aveva ammesso che alcuni americani che erano morti apparentemente per influenza, in realtà sarebbero potuti essere morti, deceduti per Covid-19, retrocedendo di molto quindi la data del contagio e il fatto che per noi il caso, diciamo, il paziente zero cinese è del 1° dicembre, quindi con l'incubazione dovrebbe risalire a più o meno metà novembre, invece questi casi sarebbero stati ancora precedenti. Da qui Zhao Lijian aveva preso il via per accusare appunto gli USA di poter essere stati loro, tramite i soldati militari statunitensi che erano andati in Cina durante i Military War Games, a poter aver infettato loro e quindi aver fatto scoppiare loro la pandemia. Da questa querelle, che è andata comunque avanti abbastanza perché ci sono state le accuse, risposte, ancora rilanci, accuse, via discorrendo, in Italia praticamente non se ne è parlato, mentre invece negli altri paesi comunque queste informazioni sono passate molto di più. C'è appunto chi inizialmente, vedendo che i paesi più colpiti sono stati questi, hanno addirittura ipotizzato che si potesse trattare di una guerra batteriologica. Ci tengo però a sottolineare che
A oggi il paese più colpito sono proprio gli Stati Uniti e dall'altro mancano delle prove a sostegno di questa ipotesi. Però anche in questo caso, sebbene manchi la pistola fumante, manchi delle prove concrete, quindi probabilmente sia anche da scartare, non ci vedo assolutamente nulla di male nell'ipotizzare anche un'attività sporca come questa, perché alla luce della storia di come si sono mossi sempre i servizi segreti americani, il Dipartimento di Stato, il Pentagono, il DARPA e via discorrendo, non c'è nulla di male nell'ipotizzare qualcosa che potrebbe essere anche in linea con quanto fatto dagli Stati Uniti a proposito di false flag, psyops e via discorrendo negli ultimi decenni. Tra l'altro ne parlavo proprio nel mio libro False Flag, basta andare a scartabellare nei documenti che ci sono e si scoprono, insomma, tutta una serie di dettagli che sono inquietanti se tu non sei un esperto diciamo, di strategie belliche, altrimenti, insomma, sai benissimo come si muovono certi apparati. Alla luce di quanto sta accadendo, secondo te quali prospettive ci sono per l'umanità? E questo secondo me dipenderà anche molto da noi, nel senso che, come dicevo prima, è questo il momento in cui bisogna tornare a ragionare lucidamente, razionalmente. Siamo sicuramente annebbiati dall'ansia, dalla paura, dall'emotività, però non è sull'ondata dell'emotività che si possono legittimare delle misure, appunto come in questo caso liberticide, perché rischiamo che la società che ci ritroveremo tra qualche mese o addirittura tra qualche anno, in virtù delle scelte che stiamo prendendo appunto oggi sull'onda dell'emotività, portino alla creazione di una società che possa essere più trasparente nel senso negativo, cioè trasparenti in cui tutti noi possiamo diventare degli uomini e delle donne di vetro sotto il costante occhio di un grande fratello elettronico, così come si rischia, e ne parlavamo pure appunto prima, che si introduca una specie di psicoreato, cioè di reato di opinione in modo comunque strisciante, cioè si rischia appunto di legittimare tutta una serie di misure che possono limitare la nostra libertà e la nostra privacy. Dall'altro è assolutamente evidente, ma così come adesso stiamo parlando noi attraverso una telecamera in modo quindi assolutamente digitale, che la nostra intera esistenza sta andando verso diciamo un orizzonte sempre più tecnologico, sempre anche più virtuale, che è emerso, è venuto a galla ovviamente nelle ultime settimane, ma che era in qualche modo, erano dei semi, dei germi che noi portavamo da anni, no? Dell'orizzonte postumano, del transumanesimo e anche di questa esaltazione della tecnologia, ne parlavo in Cyberuomo. Erano probabilmente, diciamo, questa dottrina visionaria che tende a voler far evolvere l'uomo indipendentemente dalle sue leggi e catene biologiche, indipendentemente dalla natura, e che lo vede come se fosse una specie di, diciamo, di dispositivo tecnologico da poter anche riprogrammare, avrebbe avuto sicuramente molto più tempo per poter, diciamo, insinuarsi stabilmente nella società. Invece, anche in questo caso, sull'onda dell'emergenza sanitaria, credo che stiamo assistendo anche qua a una stretta, a una presenza sempre più massiccia di tutto ciò che appunto è tecnologico. E anche questo porterà i suoi pro e ovviamente anche i suoi contro. Pensiamo ad esempio, con tutti i negozi chiusi, noi siamo in qualche modo costretti e dall'altro anche incentivati a comprare, a fare acquisti sul web. E fin dall'inizio è stato disincentivato l'utilizzo della moneta, perché si è subito detto che poteva essere un ricettacolo di virus, di batteri. Da qui anche qua è stato incentivato il pagamento elettronico e via discorrendo. Quindi, secondo me, sono anche questi tutti dei segnali
che non è che si sono manifestati così dal nulla, che portavamo dentro già da tempo, ma che sono emersi proprio in questa situazione assolutamente particolare. Quello che sarà la società, io spero il prima possibile, cioè che finisca questa pandemia il prima possibile, in ogni caso sarà un qualcosa che avremo noi deciso. Anche se in modo irrazionale, anche se sull'onda dell'emotività, avremmo noi deciso di costituire, di creare. E quindi il mio invito è proprio questo, ribadisco, di cercare di ragionare in modo più lucido ed equilibrato possibile, perché è soltanto così che possiamo evitare di svegliarci in una distopia. E il fatto di parlare di distopia non credo che sia, diciamo, improprio, perché già, come abbiamo parlato adesso, tra sorveglianza tecnologica, Grande Fratello elettronico, droni, geolocalizzazione, ministeri della verità, sembra in queste settimane di essersi praticamente risvegliati all'interno di 1984. E quindi, secondo me, dovremmo iniziare a riflettere un pochino di più, non soltanto sul far salva la pelle, che è assolutamente sacrosanto, non soltanto su. Io penso che abbiamo anche un grosso problema con il concetto della morte, perché. Ci stiamo barricando tutti in casa e di fatto non stiamo più vivendo perché abbiamo questo terrore atavico della morte. E questo è anche un problema, secondo me, della nostra società contemporanea, che tra l'altro, abbracciando proprio il transumanesimo, il postumanesimo, la tecnologia in generale, si è convinta di poter debellare qualunque tipo di malattia, addirittura di contrastare la natura e l'uomo di potersi fare Dio e di abbattere la morte. E questa situazione invece ci sta dimostrando che siamo assolutamente fallibili come eravamo prima, con o senza la tecnologia.